Mannaggia, mannaggia, ragazzi, siamo nel 2010 quando Valentino si spezzò la gamba al Mugello. Siamo a Sepang adesso dopo che si era ripreso Vale, perché ad ottobre e riesce a vincere la gara dopo una mega rimonta partendo dall'undicesima posizione. Vediamo cosa ci dice. Mugello è stata sempre la mia pista favorita, dove ho vinto sempre un sacco di gare, ed è stata però anche la pista che mi ha tolto di più, diciamo, perché nel 2010 ho fatto un errore nelle prove, ecco. mi sono rotto la gamba. Avete visto. Il problema più grande nel 2010 è stato dopo la prima gara in Qatar, perché il primo infortunio che ho avuto nel 2010 è stato con la moto da cross e mi sono fatto male alla spalla. È stato un infortunio molto grave e soprattutto dolorosissimo. Secondo me è stato anche quello poi che mi ha portato l'errore del Mugello. L'infortunio della gamba sopra l'infortunio della spalla è stato duro. Sinceramente non ci ho messo tanto a tornare, anche perché non ho mai pensato di smettere, ecco. Quindi dopo 40 giorni sono tornato a correre, con la grande soddisfazione di essere riuscito a tornare a vincere a Sepang in una gara difficilissima. Però Lorenzo, come ti è andata quell'anno? Di continuare, no? Perché comunque tornare in moto, essere veloce è un conto, però ritornare a vincere vuol dire che comunque ce la puoi fare. Sepang era stato il giorno in cui Lorenzo ha vinto il suo primo mondiale, e quindi io ero riuscito a battere lui Dovizioso, e alla fine con una bella gara, una bella rimonta, quindi era stata una bella soddisfazione. Tra l'altro era stata la vittoria numero 46 con la Yamano, quindi era stata anche una vittoria storica. Dai, allora, vediamo un pochino. Abbiamo un solo giro per fare cosa? Per prendere Lorenzo lì davanti, davvero? Oddio. Non sarà facile allora. Un solo giro. Dietro c'è... Chi c'è dietro? Dovizioso? Se c'è Dovizioso dovrebbe essere una Honda ufficiale. Infatti mi sa di sì. Ma vediamo cosa si può fare qua con Lorenzo, che quest'anno ebbe un culo assurdo con l'infortunio di Rossi. Se no questo mondiale, caro Lorenzo, era questo il decimo di Vale, altro che... attenzione. Provo a guadagnare qualcosina a Valentino Rossi. Difficile però. È la pista che odio di più, nell'anno che ho odiato di più, proprio bello. Ma forse l'anno che ho odiato di più è stato quello dopo, dai, quando è morto Simoncelli proprio qua. Ma comunque, sempre sta pista de merda, eh. Quindi affanculo. Ah, che gli sto recuperando però, Gli sto recuperando, Lorenzino Martiglino. Vieni qui, non manca neanche tanto. Attenzione a queste curve in percorrenza. Valentino fa una linea della Madonna, si infila a costo di cavar via Lorenzo. Oddio. Mi sono imbarcato in uscita, quindi forse lui adesso andrà un pelino più veloce, no? Sembriamo sullo stesso... Ah no, sta prendendo la scia. Via, 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 si stacca qua. Oh, dentro Vale. Madonna, Lorenzo è lì vicino, occhio, uscire bene, senza intoppi, è incredibile questa, incredibile. Ho fatto un bel giro, perché non è facile, io faccio cagare qua, ragazzi. Bravo Vale, peccato per quell'anno, ragazzi, se no era un altro mondiale, veramente la sfiga. Ci vediamo nel prossimo, ragazzi, come al solito io vi abbraccio, guardate la descrizione, eccetera, eccetera, eccetera. Si fanno un pochino più complicati forse andando avanti sti eventi, però. Ciao! Sì, non abbiamo ancora visto Lupi in un confronto ravvicinato, ma questo è brutto, perché più tempo passa più vuol dire che probabilmente...